Ciao a tutti! Nuovo nail art tutorial richiesto da voi. Oggi vi mostrerò come realizzare questa nail art che io ho chiamato astratta. E niente, vi farò vedere come realizzarla sia su unghie lunghe sia su unghie corte. Perciò su unghie lunghe sarà una French diagonale, come vedete in foto, come quella che indosso. Mentre sulle unghie corte sarà su tutta l'unghia, ovviamente. Iniziamo col tutorial. Per prima cosa preparo i tre colori, il giallo, l'azzurro e il fucsia. E con un pennellino fine vado a tracciare una sorta di striscia nell'angolino. Ma non una striscia lineare, un po' panciuta. Poi continuo con l'azzurro, il fucsia, il giallo, l'azzurro e di nuovo il giallo. Ecco, finito di creare queste strisce di tutti i colori, prendo un pennellino fine fine e lo smalto nero e vado a ripassare tutti i contorni di tutti i colori, diciamo, di ogni striscia. Ultima linea nera e la nail art è finita. Ecco, questa è come una French diagonale un po' diversa dalle altre. Mentre se volete fare tutta l'unghia, tutta così un po' astratta di questo, tutta così colorata, andate avanti, proseguite con tutti i colori. Quindi proseguo con il fucsia, il giallo, l'azzurro e così via.
Poi, finito con le strisce, anche qua vado a ridefinire tutte le strisce, sì, chiamiamole strisce, strisce un po' strane, un po' astratte, infatti l'ho chiamata astratta perché mi dava un senso di astratto, non lo so. E quindi con lo smalto nero continuo, facendo tutte queste lineette fini fini. Ed ecco finita anche la nail art astratta su tutta l'unghia. Io spero che questa nail art vi sia piaciuta e ditemi cosa ne pensate nei commenti qui sotto, se vi piace, se preferite quella fatta a French diagonale oppure quella su tutta l'unghia. E ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!